Benvenuti o ben trovati sulle orme degli animali. In questo nuovo video conosceremo dal vivo gli animali che hanno ispirato alcuni personaggi che hanno segnato la storia dei cartoni animati, ovvero i chipmunk, chiamati anche scoiattoli striati oppure tamia, in riferimento al loro nome scientifico. Appartengono alla famiglia degli sciuridi, che è la stessa degli scoiattoli comuni. Ma da essi hanno alcune fondamentali caratteristiche che li differenziano e nel corso del video scopriremo quali sono. Ma partiamo adesso dal capire dove vivono questi piccoli e svelti roditori. Il loro habitat naturale è costituito dai boschi molto ricchi di cespugli, dove riescono sia a trovare il loro cibo preferito, costituito da ghiande, semi e noci, oppure i piccoli animali di cui pure si nutrono, come gli insetti e le piccole rane, ma anche dove possono nascondersi facilmente e scavare in tranquillità la loro tana nel terreno, che si dirama tra le radici degli alberi e dalla quale non si allontanano mai troppo. Più precisamente, i chipmunk vivono nell'America nord-orientale e in particolare negli Stati Uniti e nel sud del Canada. Ma esiste anche il tamia siberiano, il cui areale si estende dalla Russia alla Cina centro-settentrionale. Vivendo in ambienti molto freddi, già dall'inizio dell'autunno iniziano a fare scorte di cibo non deperibile. E per l'operazione di trasporto sono agevolati dalle loro due enormi tasche guanciali che si estendono fino alla schiena. E di cibo per l'inverno ne accumulano veramente tanto, da 5 a 8 kg, che separano all'interno di due o tre camere della loro tana adibite a dispensa. Anche se alle volte tali scorte vengono trovate da orsi o cinghiali che ne fanno razzia. Infatti queste loro tane non sono molto profonde e in esse sono presenti diversi ambienti, come i tunnel che dedicano esclusivamente ai loro rifiuti, oppure le camere adibite a riposo, che tengono ben pulite ed imbottite di erbe e foglie secche. In inverno però non cadono in un vero e proprio letargo, ma si assopiscono in un sonno che dura parecchie ore, ma al tempo stesso molto leggero e vigile, tant'è che di tanto in tanto fanno capolino all'esterno della tana. Essi sono diurni, cioè stanno in attività durante il giorno e principalmente terricoli, poiché persino il cibo preferiscono reperirlo a terra, mentre solo saltuariamente salgono sugli alberi per reperirne altro. Al contrario degli scoiattoli comuni, che invece vivono molto di più sugli alberi, passando da un ramo all'altro con lunghi balzi e arrampicandosi abilmente. Altre differenze tra i due, ma più fisiche, stanno nelle dimensioni e nel colore. Il tamia striato può essere lungo fino a 15 cm e la sua coda, meno folta di quella dello scoiattolo, ne misura appena 8. Invece lo scoiattolo comune raggiunge 25 cm senza contare la coda, che da sola può misurare dai 15 ai 20 cm. Inoltre il suo mantello ha colorazioni uniformi, mentre i chipmunk sono molto più variopinti e resi appariscenti dalle strisce che gli attraversano la schiena, di cui la centrale, bruna, è più lunga e parte dalla base della nuca fino alla radice della coda. E poi ha una striscia bianca per ogni fianco, contornata da altre due bande di colore bruno scuro che le rendono ancora più visibili. Invece, il tamia siberiano, chiamato anche Borunduk, è un po' più chiaro: ha il dorso grigio-giallognolo con 5 strisce longitudinali nere, mentre la coda, superiormente, è quasi nera e inferiormente giallognola. I chipmunk svolgono un importante ruolo nell'ecosistema, non solo perché smistano i semi e quindi facilitano la propagazione delle piante, ma anche perché agevolano la dispersione delle spore fungine e in particolare quella dei funghi sotterranei di cui si nutrono. In natura vivono all'incirca soli 3 anni, mentre in cattività hanno raggiunto i 9. E quando si riproducono danno alla luce da 2 a 9 cuccioli che nascono privi di peli. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete conoscere un po' meglio qualche animale in particolare, scrivetelo pure nei commenti e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto per non perderne l'uscita. Subscribe. That's why I'm talking to you. Subscribe.
squack!